E ben ritrovati, nel canale del vostro amico 7 De Coppe. Ciao a tutti ragazzi e iscrivetevi al canale, pollicione in alto, e un saluto a tutti quelli che mi supportano e mi seguono già da tanto tempo. Un ringraziamento speciale va a tutti voi ragazzi e partiamo subito con la situazione del giorno. Allora, Belotti che cosa ha fatto? Camara dovrebbe arrivare. Io vi feci il video qualche giorno fa, il 27, e vi ho detto, vi ho dato l'esclusiva che nessuno, nemmeno su Sky, nemmeno il più grande dei giornalisti l'ha detto. 48 ore di tempo ha dato Pinto, 48 ore di tempo, l'ultimatum che ha dato all'Olympiacos per fargli cambiare idea, per passare dal prestito con obbligo di riscatto al prestito col diritto di riscatto. E sono bastate meno di 48 ore affinché l'ultimatum di Pinto abbia avuto il suo esito, e infatti Camara arriverà a Roma in prestito con diritto di riscatto. Le cifre, si parla intorno a un prestito oneroso di 1.2 milioni di base, 12 milioni a riscatto, a raggiungimento del 70% delle presenze. Secondo me è una buona formula che ovviamente Pinto ha messo e si è fatto rispettare sul mercato, ed è questo che a me mi va bene ragazzi, perché se fosse arrivato Camara con l'obbligo, e beh, cioè, sarebbe stato un esborso il prossimo anno intorno agli 8 milioni, non l'avrei mai accettato, perché questo giocatore noi non lo conosciamo, non sappiamo com'è, e magari se dovesse essere una delusione si rimanda al mittente affinché, e ricordo che questo giocatore andrà a tamponare la mancanza di Wijnaldum, quindi dobbiamo aspettare Wijnaldum. Nel frattempo sono uscite varie indiscrezioni su cui si parla molto questi giorni. Il mercato non è finito, io ve l'ho detto, se farà il centrocampista, se Pinto chiuderà il centrocampista, gli ultimi giorni di mercato, in questo caso ne mancano tre, Pinto si getterà sul difensore centrale o altrimenti, le indiscrezioni che sono uscite ieri, l'esterno alto veloce. E che devo dirvi ragazzi, i nomi per adesso, diciamo, quelli che stanno più in avanti, almeno quello che mi fanno sapere a me, perché è dal 13 agosto, vi ripeto, è dal 13 agosto che so che la pista sul Bakken non è stata mollata, e ci ho fatto pure un tweet. Se andate sulla mia pagina di Twitter, vi prego di iscrivervi al mio canale Twitter, non solo qua dovete scrivere, obbligatorio ragazzi, se volete essere aggiornati, se volete avere più notizie in tempo reale, mi seguite anche su Twitter, ok? Ho fatto un Twitter che in pratica il 13 di agosto ho dato la notizia dicendo che la Sorbacken non è stato mai messo da parte, ma io non penso che arriverà adesso ragazzi, perché ne abbiamo parlato lungo e largo, io credo che arriverà come rinforzo di gennaio a parametro zero. Per quanto riguarda il difensore centrale, se dovessimo continuare con la difesa a 3, avremo i tre centrali titolari, di cui sappiamo tutti quanti il nome, più Kumbulla, più Vigna adattato, che farà il sesto, non il quinto, il sesto, perché ovviamente ci deve stare un ricambio per ruolo. Quindi chi andrà a fare il quinto? È qui che si deve, diciamo, martellare in questi ultimi giorni di mercato. C'è solo un nome ora sulla lista, almeno per quanto ne sappia io, è Diallo del PSG ragazzi, Diallo, perché la Roma l'ha messo sulla lista Diallo, visto che il Milan ha virato su altri obiettivi. Ve l'avevo pure detto, Tiav, anche qui ho anticipato Di Marzio con Tiav ragazzi, ve l'ho detto nell'altro video. E poi chi mi ha seguito nella live, vi ho fatto anche una piccola previsione e ho detto giocatevela la Salernitana, se voi giocatevela la Salernitana. Infatti ieri ha vinto 4-0, ma puzzava troppo sta Salernitana, e ho detto secondo me la Salernitana farà il colpaccio con la Sampdoria, sarà il colpaccio di giornata, e tale è stato ragazzi, tale è stato. E lei, io pure sapevo pure Lecce, avevo
pensato anche a Lecce, ma alla fine ha fatto 1-1. Io vi ho detto questo perché me l'avete chiesto e quindi vi ho fatto questa piccola previsione. Ma il mercato però non è previsione, ragazzi, perché il mercato non ci si può inventare niente su un mercato. Quindi cosa volevo dirvi? Allora, se dovessimo continuare con la difesa 3, il sostituto in difesa in questi ultimi 3 giorni va preso. Se invece, per quanto riguarda anche le ultime indiscrezioni e l'ultima partita fatta dalla Roma contro la Juventus, in cui c'è stato un cambio di modulo in corsa, ragazzi, con la difesa a 4, quindi due centrali, e là siamo a posto in difesa, perché abbiamo i due centrali titolari più 3 riserve, e il quinto sempre della difesa, in questo caso va a fare il quinto e non più il sesto, se sono 3 difensori va a fare il quinto, e Vigna adattato. E qui ovviamente servono più soluzioni in avanti, in modo che Pellegrini per l'occorrenza si può spostare anche a centrocampo e magari mettere Zaniolo sulla tre quarti e avere più soluzioni davanti con El Shaarawy, Belotti, Dybala, Ebram e magari questo nuovo che arriva, esterno veloce, così dicono. Sarà Solbakken? Io non lo so, ragazzi, per adesso non c'è nessun nome, e chi fa i nomi ad oggi, almeno in questo momento, secondo me sono supposizioni, mettiamola così. E siccome il mercato non è supposizione, altrimenti mi metterei a fare il gamer su FIFA, perché io non voglio fare il gamer su FIFA, perché non sono un gamer, vi sto riportando notizie e informazioni. Vi dico che per adesso i due nomi che stanno in avanti, almeno per ora, ragazzi, poi negli ultimi 3 giorni può succedere di tutto. Camarà, che cazzo se lo sarebbe mai aspettato? Siamo partiti con Douglas Luiz all'inizio dell'anno e alla fine siamo arrivati con Camarà. Chi se lo sarebbe mai aspettato Camarà? Nessuno. Quindi gli ultimi 3 giorni andiamo a monitorare la situazione, io vi aggiornerò sempre. Vi ho fatto una bella disamina, vi ho detto se dovessimo giocare con la difesa 4 questa è la soluzione, con Pellegrini in alternativa spostato a centrocampo per andare a dare una mano. Non è escluso niente, ragazzi, perché ovviamente Pellegrini, ho detto che può giocare trequartista, ma può giocare anche all'occorrenza a centrocampo, magari per andare a tamponare la falla di Wijnaldum, perché Camarà non lo conosciamo, non lo sappiamo com'è, ragazzi. Magari entrerà, subentrerà, non credo che partirà titolare, anche perché ci hanno messo quella clausola del 70% delle presenze. Quindi che devo dirvi, ragazzi, questo è, vedremo spesso e volentieri Pellegrini quest'anno, almeno fino a quando ritorna Wijnaldum, giocare a centrocampo come intermedio, per intenderci lo stesso ruolo dell'anno scorso di Mkhitaryan. Poi abbiamo anche altre soluzioni anche per il centrocampo: Camarà, Cristante, Matic. L'importante è che non vediamo mai più giocare Cristante e Matic insieme. Davanti ve l'ho dette tutte le soluzioni. Abbiamo 2 cambi per i terzini: Leonardo Spinazzola e Zaleski di lato, a sinistra, e Karsdorp e Celik a destra, ragazzi. E che vi devo dire, questo è tutto, ci vediamo più tardi, farò sicuramente una live post giornata e vi spiegherò anche altre soluzioni, perché nel frattempo mi arriveranno anche altre notizie, vedremo se ci sarà qualche novità. E nel frattempo vi auguro una buona e splendida giornata, un saluto dal vostro amico 7 de Coppe, e dai, e sempre forza Roma. Un abbraccio a tutti, ragazzi, e dai, ciao a tutti.